vincere quel senso di indifferenza verso il prossimo che porta a trattare l'essere umano come mero oggetto di compravendita e che spinge a disinteressarsi dell'umanità degli altri. Fin dal discorso d'inizio 2016 al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, nel pieno dell'anno santo straordinario, Papa Francesco traduce le proprie riflessioni in esortazioni alla misericordia verso i poveri, gli emarginati, i migranti. Non ci si può permettere di perdere i valori e i principi di umanità, di rispetto per la dignità di ogni persona, di sussidiarietà e di solidarietà reciproca, quantunque essi possano costituire, in alcuni momenti della storia, un fardello difficile da portare. Nel messaggio di Pasqua con la benedizione Urbi e Torbi, Francesco ricorda la tragedia dei conflitti armati su larga scala, dalla Siria all'Iraq, dalla crisi israelo-palestinese all'Ucraina. Invoca soluzioni politiche per proteggerne le vittime, soprattutto coloro più vulnerabili. Lo ripete anticipando il messaggio per la giornata del migrante e del rifugiato, con attenzione ai minori, in particolare non accompagnati. Ricevendo in maggio il premio Carlo Magno, assegnato per l'impegno in favore della pace e dell'integrazione in Europa, il pontefice auspica che il vecchio continente non consideri come un delitto il migrante o il disagiato. Siamo invitati a promuovere un'integrazione che trova nella solidarietà il modo in cui fare le cose, il modo in cui costruire la storia. Una solidarietà che non può mai essere confusa con l'elemosina, ma come generazione di opportunità perché tutti gli abitanti delle nostre città e di tante altre città possano sviluppare la loro vita con dignità. Di fronte agli attentati e a quella violenza estremista che in estate vicino Rouen in Francia ha brutalmente ucciso l'anziano sacerdote Jacques Hamel, Francesco nella messa mattutina a Casa Santa Marta in settembre, di fronte ad una delegazione di fedeli di quella zona, parla dei cristiani assassinati o perseguitati perché non rinnegano Gesù. Padre Hamel dice, tradotto in francese, è un esempio di coraggio. Dobbiamo pregarlo, Nous devons le prier. Que lui, depuis le ciel, è un martire. C'est un martyr. E i martiri sono beati, Et les martyrs sont des bienheureux. Dobbiamo pregarlo. Nous devons le prier. Che ci dia l'amitezza, la fratellanza, la pace. Qui nous donne la douceur, la fraternité, la paix. Anche il coraggio di dire la verità. Mais aussi le courage de dire la vérité. Uccidere in nome di Dio è satanico. Tuer au nom de Dieu est satanique. Ci sono però cristiani, nota anche Papa Francesco, che non escono da se stessi per aprirsi a Dio. Nella veglia pasquale in Basilica Vaticana prega affinché il Signore ci liberi dall'essere cristiani senza speranza. Ad essa invece il Papa affida il futuro dei carcerati nel giubileo a loro dedicato. La speranza non può venire meno. Una cosa infatti è ciò che meritiamo per il male compiuto. Altra cosa invece è il respiro della speranza, che non può essere soffocato da niente e da nessuno. Il nostro cuore sempre spera il bene. Ne siamo debitori alla misericordia con la quale Dio ci viene incontro senza mai abbandonarci. È in fondo quella stessa speranza che pervade Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica che raccoglie i risultati dei sinodi sulla famiglia. Il pontefice confida nella gioia dell'amore che nasce dall'incontro con Cristo per accompagnare, discernere e integrare con misericordia tutte le famiglie. Il documento è datato 19 marzo, solennità di San Giuseppe, lo stesso giorno in cui Francesco comincia un nuovo cammino, inaugurando l'account Instagram Franciscus per percorrere, spiega, la via della misericordia e della tenerezza di Dio, una strada che il Papa esorta a seguire anche sulle orme di San Pio da Pietrelcina e San Leopoldo Mandic, i due grandi confessori le cui spoglie vengono traslate a Roma per il giubileo. Nel mercoledì delle ceneri affida il mandato ai missionari della misericordia affinché siano segni e strumenti del perdono di Dio. Cari fratelli,
possiate aiutare ad aprire le porte del cuore, a superare la vergogna e a non fuggire dalla luce. Che le vostre mani benedicano, risollevino i fratelli e le sorelle con paternità, che attraverso di voi lo sguardo e le mani del Padre si possino sui figli e ne curino le ferite. Sono gesti che il Papa stesso compie nei Venerdì della Misericordia, riproponendo le opere corporali e spirituali che appartengono alla tradizione della Chiesa. Dai malati agli anziani, dai tossicodipendenti ai bambini disagiati, a sorpresa Francesco si reca dove si combatte ogni giorno per conquistare un pezzo di vita. Segue in fondo l'esempio di Madre Teresa. Alla messa di canonizzazione in settembre a Piazza San Pietro, il Papa la definisce generosa dispensatrice di misericordia divina. Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva loro dato. Ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini della povertà creata da loro stessi. Quegli stessi esclusi amati da Madre Teresa, il Pontefice li invita in aula Paolo VI. Chiede perdono per i cristiani che si voltano dall'altra parte di fronte alla povertà. Quindi, in occasione del loro giubileo, denuncia che la persona umana viene oggi troppo spesso scartata. Ed è grave che si abitui a questo scarto. Bisogna preoccuparsi quando la coscienza ci anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o ai problemi seri del mondo che diventano solo ritornelli già sentiti nelle scalette dei telegiornali. L'anno santo sta per terminare e Papa Francesco il 20 novembre compie l'ultimo atto formale. Chiude la porta santa della Basilica Vaticana mentre per la messa conclusiva 70.000 persone lo seguono dal sagrato di Piazza San Pietro. Presenti anche i 17 cardinali creati nel concistoro del giorno precedente. Dopo l'Angelus firma la Misericordia in Misera, la lettera apostolica che ricorda come con la chiusura del giubileo straordinario si sia inaugurato un tempo, senza più limiti, in cui i credenti sono chiamati a celebrare e vivere la misericordia in tutte le loro comunità.